quando esce I Siciliani, perché c'era un'esigenza informativa in quel momento, in quella città, di informare, di raccontare le storie, Pippo Fava racconterà con i suoi ragazzi delle storie che sono rimaste scolpite negli atti giudiziari. E racconterà delle storie, per dirvi, per questo mi sono segnato, racconterà delle storie che riguardavano un'inchiesta, per dirvi, sul Palazzo dei Congressi di Palermo, che coinvolgeva, oltre che alcuni dei cavalieri, anche i politici regionali e nazionali, cioè dietro un grandissimo appalto per miliardi di lire. All'epoca c'erano le mani di, oltre che di Santa Paola, anche di Riina, di Provenzano. E poi raccontava e documentava sui Siciliani inchieste sulla regione siciliana, che riguardavano appunto i soldi e i finanziamenti che venivano elargiti dall'assessorato regionale all'agricoltura, per una regione come la Sicilia che viveva di agricoltura, dove i finanziamenti finivano nelle mani purtroppo soltanto di alcuni personaggi già ricchi che non facevano gli agricoltori. E poi ha raccontato l'inchiesta sul sistema bancario siciliano, qui toccando appunto direttamente i cavalieri Graci e Costanzo, che erano sui proprietari di due istituti bancari, che avevano disseminato la Sicilia di sportelli bancari, di cui in alcuni territori anche raddoppiando, non si capiva bene perché, e questo ha portato e portò, in tutto quello che vi dico, portarono delle inchieste giudiziarie, ho detto l'altro, qui addirittura portò un'inchiesta a far aprire un'ispezione alla Banca d'Italia, e poi portò a raccontare quello che erano gli scenari criminali e politici sull'uccisione del prefetto Carlo Alberto Della Chiesa, di sua moglie Emanuela Santecarraro, del poliziotto, che cosa c'era e perché c'era coinvolto proprio in questo agguato Benedetto Santa Paola, che era il principale indiziario, e perché arrivavano da Catania i sicari. E poi raccontò la guerra di mafia che in quel momento si muoveva fra Catania e Palermo, che è il ruolo di Santa Paola in questa vicenda. E soprattutto pubblicò alcune cose che riguardavano la magistratura di Catania, come non si muoveva quando avrebbe dovuto e come non si è mossa di fronte a certi fatti eclatanti. E di questo poi ne pagò le conseguenze, ma dopo tanti anni e dopo purtroppo l'uccisione di Pippo Fava, il procuratore dell'epoca di Catania. In buona sostanza, ecco, toccò tutti, toccò anche la massoneria, pubblicando interi elenchi dei massoni che erano iscritti nelle logge coperte della massoneria, delle logge siciliane. Non è che si limitava soltanto a fare il copia e incolla di un elenco di nomi e stare lì, ma raccontando quei nomi e quei ruoli che potevano avere in connessione con la politica e con i personaggi della criminalità organizzata di quel territorio, facevano ragionare i lettori. Tutto questo ha portato a scoperchiare, a illuminare, a scoperchiare storie che nessuno aveva il coraggio di affrontare, che tutti conoscevano, ma soprattutto ha incominciato a illuminare quegli angoli bui che forse per distrazione gli investigatori non guardavano, o i magistrati non volevano osservare. In una sostanza però un organo di informazione come I Siciliani ha incominciato a scuotere il territorio, a far chiedere e a domandare perché, come mai è possibile che accada tutto ciò e nulla si muove. E questa cosa è quello che provoca le reazioni dei criminali, dei mafiosi, perché
Al mafioso non devi raccontare quanto è cattivo, quanto è truce, quanto è violento, quanti omicidi ha compiuto, perché lui di questo ne trae giovamento, perché a lui piace, perché lui è mafioso e piace questo fatto di essere chiamato mafioso e di essere, anzi di divulgare la sua violenza, perché tutti devono sapere quanto è violento e quanto, quanta paura può mettere, per cui se gli dici Rina sei un mafioso, non lo offendi, Santa Paola sei un criminale assassino, non lo offendi, però se gli racconti, gli pubblichi su un giornale le sue, i suoi complici politici che gli stanno accanto, gli permettono di fare affari, di fare speculazioni edilizie, immobiliari, ma anche di fare diciamo, speculazioni finanziarie, ecco, gli altri si tirano indietro, comunque gli fanno male, quel male che deriva dal fatto che un giornale, se una notizia è documentata, riscontrata e provata, la può pubblicare, ecco, è una notizia e va raccontata, non è una notizia magari di reato, questo al giornalista non deve, e lui, Pippo Favo, su questo facciamo un punto di riferimento, non deve mettere sentenze o giudicare o ordinare arresti, pubblicava notizie che, come spesso vorrei sottolineare, le notizie giornalistiche hanno rilevanza sociale e politica, non devono necessariamente coincidere con le notizie di reato, quella è un'altra cosa. Se la notizia di reato coincide con la notizia giornalistica, bene, ma la notizia giornalistica va da sé, la notizia giornalistica va oltre, cammina e gira a 360 gradi e va pubblicata. E di questo hanno paura dei criminali, di questo avevano paura di Pippo Favo. E infatti quando arrivò all'apice di questi reportage, di queste inchieste pubblicate sui siciliani, Pippo Favo cominciò a ricevere prima intimidazioni, forti intimidazioni, lui e i suoi redattori, la sede del suo giornale, intimidazioni violente, che avevano proprio un marchio ben preciso che arrivava dai mafiosi della zona, ma non ha ceduto, si preoccupava, diceva ai familiari, a qualcuno dei familiari che c'era qualcosa che non andava, che c'era qualcuno che temeva qualche cosa, ma non ha ceduto. E questa cosa che è rimasto dritto l'hanno portato poi i cavalieri a trovare un'altra strategia, cioè di mandare degli emissari a comprarlo, a dire guarda, ti offrono il posto di collaboratore fisso, pagato tantissimi soldi in una emittente televisiva di Catania, oppure altri gli offrivano di diventare collaboratore di altre emittenti, di altri cavalieri, sempre pagatissimo, pur di lasciare la direzione dei siciliani. Altri addirittura mandarono come emissari un parlamentare che parlava a nome di questi imprenditori catanesi, che gli offriva 250 milioni di lire, sto parlando degli anni 80, per cedere le quote dei siciliani e venderlo. E anche in questo è rimasto fermo. Parliamo di 250 milioni degli anni 80. E tutto questo alla fine, quando un giornalista così importante come Pippo Favo non è bastato per bloccarlo, e allora è arrivata una fredda sera del 5 gennaio del 1984, quando diciamo, due sicari si sono accostati accanto alla sua automobile vicino a un semaforo e gli hanno sparato. E si uccide così, diciamo, un operatore dell'informazione, un giornalista, un intellettuale, un drammaturgo, uno che non si è piegato a tutte queste richieste, ma che aveva la sola colpa quella di informare una città dove fino a quel momento il monopolio dell'informazione era guidato soltanto da una cerchia di personaggi, dove il quotidiano della città era uno e uno solo.